Molto, molto bene. Non vedo l'ora di levarci quei maledetti di torno. Una volta scoperto dove si nascondono, assicurati che il loro capo recepisca questo messaggio. Il Wayward va lasciato in pace. Oh, e a proposito di capi, uno dei miei ha trovato un nastro nell'accampamento dall'altra parte della strada. Ormai è un po' superato. Ma si direbbe... Credo che nelle sue intenzioni quell'accampamento servisse ad aiutare i suoi a essere autonomi. Pazzesco. Semplicemente pazzesco. A voi del Vault, Beh, adesso non iniziare ad agitarti. Ora qui sei in buona Dunque, cosa posso fare per te? Stai parlando con la... Ascoltami. Mi aiuterai... Durante la corsa all'oro, non sono stati i minatori a diventare ricchi. Io non produco picconi, raccolgo conoscenza. Posso andare in posti in cui voi, pelle immacolata, non potreste mettere piede. E così vendo quello che c'è tra le mie orecchie. Ho prodotto questi olonastri, contengono tutte le informazioni che ho recuperato su quel coso, quel camp. Ti chiedo solo di ascoltarli. Davvero? Grazie. C'è altro di cui vorresti parlare? Alla prossima, dunque. Il tuo arrivo è stato davvero provvidenziale. Spero che Duchessa ti abbia offerto da bere. Non avere paura di Bessie. L'abbiamo avuta a un ottimo prezzo dopo che l'hanno messa fuori servizio. Mangia solo lamiera in grande quantità. Thank you.
si attacca all'acqua, cioè lo metti in mezzo all'acqua. Sta qua. Eh sì, penso che abbiamo anche un difensore di... non lo so. È tanto dirci su internet. Sì, ieri. Ci devo andare. Devo andare a vedere un attimo se c'è stato il progetto, perché è troppo utile. Vai, vai. Sì. Posso capire la squadra. Ah, ma t'ho invitato. No, non mi hai invitato. Ora mi hai invitato. Lasciami il capo squadra. Quello sta al 31. Tutti! Culo. Ottimo. Oh, certo. Sto giocando come una merda. Dolore. Prima che devo andare avanti con Kame in quest. Che non riesco a farti giornaliere. Ma teoricamente le devi fare endgame. Cioè nel senso dell'endgame magari uno si concentra a fare giornaliere, cazzo. Capito, ma non sono abbastanza di livello per fare. No. Cioè, c'è una che deve avere 30 più per entrare in un posto e non voglio di combattere i ghoul senza qualcosa di quanto con qualcosa di buono. Credo dipende fra l'armatura atomica. E comunque non trovo i cazzo di conigli, mi sta sul cazzo sta cosa. E non è possibile che gioco ti dice qui trovi i conigli, i conigli non ci sono. Hot. Ripallo. Io mi chiedevo, trova un gatto, gli dicevo, non c'è del gatto. Io ho trovato dove possono stare i cervi invece, sai? C'è sta l'indicazione, però da vedere. Oh, poi Demons, ti diamo una mano, se c'hai qualche domanda chiedi pure. Insomma, siamo qua. Cosa? Skyrim. Allora, era da qualche parte qua il progetto. Oh, un tizio. Proprio dove ero io a cercare il castello l'ultima volta? Fa beccare. Perché ti ho subito il castello? Non ho capito sta cosa. Questo gioco mi vuole proprio male. Ho messo il disco. Come? Conigli, non ci stanno ancora. Cerca su internet, fra. Mi chiamo come Demons su Battle.net, mi chiamo come vedi su Discord. S maiuscola e H maiuscola. E forse. Sì. No, ma il problema è che io sono nella zona in cui dovrebbero sparare i conigli, quindi non ci stanno. Ok. Se vuoi, puoi... Devi rimandarmi l'amicizia. No, devi rimandarmi l'amicizia, non funziona per niente sta roba. Eccolo qua. Progetto depuratore d'acqua grande. Potentissimo.
conigli. Oh cazzo, questo sì che è una svolta. Messaggio caricato. Avvio trasmissione. Attenzione a tutti i clienti. C'è una nuova attività. Cercate la società di caccia al tesoro Crane per scambio di beni e servizi. Trasmissione slogan. Seguite il cartello per la fortuna. Trasmissione completata. Sei riuscito a trovarlo, vieni a darmi una mano. Ma fra, ma quelli a che livello stanno? Io sto al 20. Ma sì, ma devo tanto spararli con un cazzo di dardo. Non è una missione difficilissima. Qui non devi ammazzare nessuno. Stai. Tanto cercare di aiutare. No, devo tanto sparare con sto cazzo di dardo Vox per farlo parlare, sto stronzo. Poi entra nel server, Demons. Dici dove stai? Oh, ottimo, ottimo. Arrivo. Mi sa teleportare. No, non c'è l'acqua. Comunque forse mi trasferisco qua. Questo qua è un bel posticino. Ah, senti, ma tu sai come faccio a salvarmi tutta la struttura di casa? Della casa? C'è dove c'è la funzionalità di salvarla. Se non sbaglio. Infatti. Il menu del camp. Vuoi praticamente. Devi andare a leggere. Ok. Però si può fare. Super mutante brutto. Con due stelle. Aspetta, quanto livello è? 22. Ok, non ucciderlo, aspettami come due secondi. Arrivo. Mi serve per la missione. Devo ammazzarlo per ottenere gli encomi dell'enclave. Hey! Però mi sta ingaggiando. Sto arrivando. Vai. Ehi, hey, ma tu non sei Crane. Ci sei? So. Vai, vieni. Che ci penso io a quel bastardo. Vieni. Dove sta? Crane ha trovato il tesoro. Minchia, quanto cazzo è lontano. Sta su, eh. Su dove? Sul tetto. Eccolo. Eccolo là. Eccolo. Aspetta, beh, che c'ho il fucile perfetto. Vai. Ho finito. Non lo so, sulle scale. Aspetta, è sceso? Sì. L'ultima volta che ci siamo visti, sotto ci stanno altri tre mutanti. Di una specie di deposito. Ecco, lo vedo da qua. Si è refullato tutta la vita. Porco. È l'unica cosa che mi ha detto. Quanto fa cagare sto fucile, minchia. Lui dov'è? Ok, uno è andato. Dove sta sto cazzo di mutante, quindi? Non lo so, io sto a fa. Ok, eccolo là, stop, aspetta. Il Wayward, dici? Potrei farci un salto. Comunque devo modificare sto fucile che fa davvero cagare. Da sto mutante, oh. Cazzo, ne stai scelta. Aspetta che è morto ormai. Ammazzato? Manca ancora un colpetto. Minchia, fa male però. Ammazzarlo? Sei Crane? Aspetta. Tutto qui. Pensavo. Vabbè. Manca. Colpito. Informazioni utili. Colpito. Niente. Ci riesco. E ci sto pensando io con ciò c'è pacecco un attimo. È dove finito. Siamo accampati? Ma oh, ok. Morto. Aspetta, gli lascerebbero. Ma ce lo dovevi. Non te lo conta? Nel volte 70. Spero che me lo conti, davvero. Ma adesso... è impossibile che non te lo conti, scusa. Ok, siamo. No. Ma che mi ha dato gli incomi? Era una cosa ridicola, se no. Ah, mi ha dato uno. Altri 5 di questi. Posso finalmente diventare generale. Posso accedere ai missili nucleari. LOL? Sì. Perché praticamente tutto questo succede. Quando tu dovresti. Quando.
Teoricamente quando finisci la main quest di sto gioco, sì, ti chiede di... vabbè, non spoiler, spoiler. Infatti, però. Vabbè, sti cazzi, dai, ti chiede di entrare in questa, in questa gilda, no? In questa fazione. Questa volta ti permette di sbloccare, di aiutare di trovare i pezzi per i, cioè, per i cose nucleari, no? Le schede. Ok. Prontate qua. Lancia le testate. Lancia le testate, esatto. Ok. Che teoricamente potresti fare anche senza, però grazie a loro c'hai i PC per identificare. Ah, vediamo un po'. Beh, la fatica sembra non avere alcun effetto su di te. Hai scoperto dove si nascondono quelle canaglie? Ora sei in una squadra, già. Eccellente. Quindi... la società di legname della Virginia occidentale? Non può essere. Devi aver sentito male. La cosa sembra preoccuparti. Perché esattamente? Non molto tempo fa mi trovavo da quelle parti. Non posso così. La sede della società di legname pullulava di quei grossi bastardi verdi. Trasporto troppo bene. Hai presente quella specie di mostri? Se quella banda è riuscita a sbarazzarsene, potrebbe essere una minaccia più pericolosa di quanto preventivato. Hai dei consigli su come procedere, allora? Beh, non entrerei ad armi spianate, a meno che non si tratti di armi belle grosse. Potresti provare a infiltrarti, vedere se sono disposti a parlare con te. Ma da quelle parti viveva anche una famiglia che deve aver avuto per forza a che fare con loro. E poi c'è anche questo riciclatore speciale, diciamo così, che affermava con sicurezza di conoscere molto bene la segheria. Non sarebbe male visitare sia l'una che l'altra. Ma dove sei finito, Ale? Perché sei ignorato? Lol. La troverai alla fattoria. T'ho ignorato per sbaglio. I criminali non l'hanno già fatta fuggire via. Ma se vive ancora lì, beh, probabilmente hanno trovato un'intesa. Non sarebbe male sapere come si sono accordati. Ale, mi senti? Sì, sì, sono sempre quanto. Ma puoi vedere se... sì? Se mi ti fa invitare, se mi può invitare, perché a me non mi ti fa invitare. Non siamo più sul suo server. Io ho messo unisciti, però. Credo. Sì, infatti mi dice viaggio rapido. Vai, vai. Ho trovato tra gli stand della fiera. Proverò a invitare. Diceva di conoscere un modo perfetto. Aspetta. Per liberarsi dei motivi. Ah no, siamo alle datazioni, invita nella scuola. Non sono riuscito a farmelo dire. Forse a me non che mi fa invita. Faccia come si deve, ha anche maggiori possibilità di farlo. Il gioco hai fatto male, lo sappiamo. È una buona cosa, perché non ho altro. Se non hai mai bazzicato da quelle parti, la via più veloce è raggiungere il Vault 76 e poi dirigersi verso nord. Abbi cura di te, ok? Ci stai facendo un grosso favore. Oh, ma quanti cazzo ne sono i supermutanti? Ma
ragione. Decidete voi. Non dico che mi siate debitori, ma quando sono arrivata qui l'attrezzatura stava per rompersi. Se non siete finiti ad ascoltare questa canzone, e solo questa canzone, senza sosta e all'infinito, è merito mio. Sto testa mi sembra che va leggermente meglio. Ma non tutto sto granché, purtroppo. Però diciamo meglio ci va. Ora non ti so dire. Arrivata ne l'ho levato, però più o meno va meglio sicuramente. No, infatti, ma se continua così come sta facendo, mi sta anche bene. Ma come si fa? Cazzo. Mi sono shottato da solo praticamente. Mannaggia troia. Cazzo! Merda. Mm-hmm.
No, no. C'hai il peso, c'hai. Io Ghost Dragon non ci posso giocare. Non ci posso giocare perché mi va a scatto. Io prima ci giocavo normalmente, quando hanno patchato io non riesco più a giocarci. Non ci riesco proprio a giocare. Niente, ho provato di tutto, ho levato il boosting là, l'ho attivato dalla cosa. Ho fatto, ti dico di tutto, a dire poco. Tutto quanto ho fatto. Un conto è ritoccare magari, però a me, cioè, me l'hanno proprio rotto il gioco. Non riesco più, mi si proprio frizza per 8 secondi e poi riparte. Capito? No, è giù. L'ho fatto. Niente. E infatti ti ricordi che ultimamente ci stavo a venire, però è impossibile così. No, che live, non, cioè proprio non... No, ma magari non la posso finire perché porco dingi. A lui va bene. Oh, non ho idea. Non ho proprio idea allora. A me va malissimo. Arrivato, così è arrivato. Oddio, c'è una bestia sta pistola. Oh. No, pure con la carne. Merda. Con la carne.
o le provviste in generale. Merda. Crepa. Oh, ho beccato la mitragliatrice. Madonna. Pazzi. C'è tanto spazio libero lungo la strada da visitare. Vai a farti un giro. Che non credo. Società di legname? No, non ne so niente. Ora, se non ti dispiace. So che non sono affari tuoi. Quindi, perché non vai a farti un giro altrove? Un po' come tutti. Ma a noi piace la privacy. Sto provando a dirti che non dovresti essere qui. Puoi anche andartene. Il tesoro? Solo e soltanto guai. Speravamo di cominciare una nuova vita, magari privata. E invece... Società di legname? No, non ne so niente. Ora, se non ti dispiace... Arriva. Ma dai, io do. Oh, gli addonga, ragazzi. Volevi sapere di quella banda? Papà continua ad ascoltare un loro nastro. Ogni volta che lo fa è sempre più triste. Forse è meglio se lo prendi tu. È nella cassaforte, sotto le scale. Mm.
trarremo vantaggio tutti. Noi vi forniremo protezione e voi contribuirete a sfamare le molte, moltissime bocche a mia disposizione. Vuoi dire che voi sarete liberi di prendere quello che volete e di lasciarci morire di fame? Non si arriverà a tanto, me ne assicurerò personalmente. Allora, abbiamo un accordo? Sai dove puoi ficcartelo il tuo accordo? Non siamo i vostri schiavi. Se volete il nostro cibo, dovrete... Scusa, Maggie. Il resto di noi è d'accordo. Ti porteremo il carico una volta a stagione. Una volta al mese. Una volta al mese. Lo consegnerò personalmente. Bene. La parola d'ordine per entrare è Blue Danube. È un piacere fare affari con voi. Non cerchiamo gente, puoi andartene. Ma cosa stai... Hai trovato il nastro? Bene, sì, l'ho fatto. E lo rifarei. Perché Maggie stava per farci ammazzare tutti. Voleva che affrontassimo quei criminali. Che li sfidassimo da soli. Siamo in quattro. Sai in quanti sono loro? Tre, quattro volte tanto. Io ho una figlia. Ed è ancora viva perché tutti volevamo trovare un accordo. Maggie voleva mandare tutto all'aria perché non voleva essere messa sotto. Prima o poi doveva succedere. Ciao. Ecco.
sentire, vedere. Eporare. Fuori. Ehi, ehi, vattene via! Ah, non sei uno di loro. Sei qui per derubarmi? Caschi male, non ho niente. Cerco pace e tranquillità. Pensavo che quegli sgorbi laggiù avrebbero tenuto lontano tutti. A quanto pare mi sbagliavo. Alcuni si sono messi a costruire lungo la strada. Prova a dare un'occhiata. Oh, e starei alla larga dalla società di legname della Virginia Occidentale. Più avanti c'era un gruppo di orchi o simili, ma a quanto pare qualcuno deve averli sistemati. Però non sono sicuro che sia un bene. Ah, hai parlato con quello, eh? Beh, diciamo che ho il mio asso nella manica. Volendo, avrei potuto ucciderli tutti, ma farlo per niente non mi va. Voglio qualcosa. Sull'isola vicina c'è un grosso nido. Portami un uovo e ti darò quello che ho. Da qualcosa con cui io non voglio avere niente a che fare. Vedi un po' tu, insomma. Fa attenzione a quelli del posto.